Sei attore? Il provino è andato bene? Sei al lavoro sul set! E non sparire! Sì, perché ti assicuro che non appena ti sarai allontanata o allontanato dal set, succederà questa cosa. Scusate, ma l'attrice? Dov'è che è andata? Nuovo video sulla set etiquette, e cioè su quel comportamento che dovresti cercare di tenere sul set per evitare di sembrare uno che passa di lì per caso. Questo video è supportato da Artisti7607. Non dimenticare di andare a visitare il loro sito, ma anche di iscriverti al mio canale. Non avrai mai a pentirtene, Ray. Come hai visto in questo video, i tempi morti per un attore sul set sono tantissimi. Questo però non significa che tu possa andare al bar o scomparire da un momento all'altro. Rimanere nelle vicinanze della scena è compito tuo e cercare di capire quando è il tuo turno anche. Non è bello far aspettare 10 persone 10 minuti perché sei andato a prendere un caffè. Nelle vicinanze della scena non significa in mezzo ai maroni. Fai attenzione anche a passare davanti ai fari, potresti fare ombra alla scena. Fai attenzione anche a non passare davanti alla macchina da presa, nemmeno sullo sfondo. Magari in quel momento stanno girando una scena in cui tu non sei previsto e tu passi allegramente, tranquillamente e pacificamente sullo sfondo. Inutile dirti che la scena sarà da rigirare. Se proprio dovrai allontanarti dalla scena, non dimenticare mai di lasciare detto dove vai, in modo che se devono venirti a trovare, beh, sanno dove cercarti. Ma a chi lo puoi dire? All'assistente alla regia, per esempio, oppure a qualcuno della produzione che sembra abbia un'idea di quello che si sta facendo. Magari non dirlo alla truccatrice perché potrebbe non conoscere alcuni aspetti del set. Ricordi che in questo video ti ho detto di imparare i nomi? Ecco, quando chiami l'assistente alla regia, fai in modo di chiamarlo con il suo nome. Con il nome giusto. Riassumendo, quindi un'altra cosa da evitare sul set, oltre allo sprecare tempo sui social ed arrivare in ritardo rispetto all'ordine del giorno, è fare come Houdini. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste. E come niente, sparisce. Nel prossimo video parleremo di una cosa molto importante e capiremo perché, se non è proprio necessario per lo svolgersi della scena, c'è una cosa a cui gli attori devono stare molto, molto attenti. Ed è questa. Il battito degli occhi. Nel frattempo, fammi sapere nei commenti se il video ti è piaciuto e vatti a vedere anche gli altri video del canale. E come la peste sul set, oltre. Riassumendo, quindi, una... Riassumendo, quindi,